ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. I fondi PNNR non finanzieranno il rifacimento della vasca esterna della piscina comunale Primo Gregori di San Benedetto del Tronto. A metterlo nero su bianco è stato il Dipartimento Ministeriale per lo Sport, che 2 giorni fa ha pubblicato il terzo ed ultimo elenco degli enti che potranno beneficiare delle risorse finanziarie stanziate per il bando Sport e Periferie. Una tegola per l'amministrazione comunale di San Benedetto, che lo dovrà decidere dove trovare i fondi per i lavori da realizzare nell'impianto comunale. Costi che si aggirerebbero intorno al 1,5 milioni di euro. Ora il Comune dovrà trovare una soluzione alternativa ed una di queste è fornita dallo stesso PNNR. Il prossimo bando Sport e Periferie, infatti, verrà pubblicato nei prossimi mesi estivi. Intanto le società sportive sono sul piede di guerra. Allora, è saltato l'ennesimo bando, non sappiamo onestamente se per incompetenza, se per negligenza o per altri fattori che non ne vale la pena nemmeno stare a polemizzare. Il fatto sta che chi ne paga le conseguenze sono gli atleti, sono i genitori e sono tutte quelle persone che lavorano intorno allo staff del pool nuoto, delle altre società. Io parlo per la mia società perché sono il tecnico del pool nuoto e abbiamo l'unica squadra di livello agonistico della città che per l'ennesimo anno è costretta a emigrare in altri impianti per potersi allenare e per poter anche fare delle manifestazioni sportive. Siano ormai 10 anni che la piscina, la vasca da 50 metri è chiusa, quindi sono stati 10 anni di continue prese in giro, continue promesse a cui noi abbiamo, tra virgolette, abboccato. E siamo profondamente delusi, siamo dispiaciuti, siamo arrabbiati. Quindi mi divertivo a leggere gli articoli sui giornali o sui quotidiani online dove le vecchie amministrazioni attaccano l'attuale amministrazione, che onestamente ha le sue colpe perché ne ha tante, ma le amministrazioni di prima che cosa hanno fatto per la vasca da 50? Ma non solo l'amministrazione dei 4 anni precedenti, ma quella dei 4 anni ancora prima, non hanno tirato fuori un ragno dal buco. Le problematiche maggiori ricadono sugli atleti agonisti costretti ancora ad emigrare in altre strutture da 50 metri. Noi abbiamo una 40 di ragazzi tra assoluti ed esordienti e soprattutto abbiamo atleti di livello di Serie A, in quanto abbiamo avuto quest'inverno un terzo posto ai campionati italiani assoluti e tante partecipazioni ai campionati italiani di categoria, medaglie, campionati regionali, quindi abbiamo un bel settore, ecco. È peccato, ecco, che questi ragazzi della categoria, soprattutto assoluti, non possono allenarsi nella vasca olimpionica.